cosa non è andato in questa gara? Un primo tempo dove, insomma, la Salernitana ha retto, poi quando ha subito il primo gol qualcosa non è andato più bene. No, il primo tempo tutto sommato non è che eravamo giusti, secondo me. Il gol l'abbiamo preso da palla inattiva ed è un peccato, perché la palla inattiva è una specialità nostra, non dovremmo andare a subire gol su palla inattiva, già c'era successo a Lecce, questo mi dispiace molto perché sono disattenzioni. La partita era molto tattica, molto equilibrata, non è che ci fossero grandissime cose, loro palleggiavano, ci avevano un po' più di predominio, ma onestamente occasioni zero, sia da una parte che dall'altra. È chiaro che il gol che ha rotto l'equilibrio poi ha messo un po', ci ha mandato un po' in confusione per circa una decina di minuti. Finito il primo tempo poi devo dire che siamo rientrati anche bene, eravamo abbastanza alti, ci stavamo riproponendo e purtroppo la partita l'abbiamo chiusa su, a mio avviso, un'altra disattenzione. Non dovevamo prendere quella ripartenza da calcio d'angolo a nostro favore. Il 2-0 è chiaro che ha cambiato completamente la partita, poi era finita, ti dovevi alzare, loro in contropiede sono stati bravi, il Benevento è, insieme ad altre due squadre, sicuramente è la miglior compagine del campionato, quindi ci poteva stare anche questo. Come sta Anderson? Perché pare sia stato portato in ospedale? Sì, ma non sappiamo ancora nulla, dovranno fare degli accertamenti, ora lo sapremo più tardi. Una sconfitta che però non cambia le mire della Salernitana, in effetti, insomma, ci può stare una sconfitta contro una retrocessa candidata alla promozione diretta, non sarà semplice rialzarsi, come bisognerà farlo per una piazza che si aspetta tanto e una Salernitana costruita per far bene? Ci dobbiamo rialzare subito, immediatamente, la partita era complicata, però io credo che noi avevamo le chance per potersela venire a giocare. Il campo ha detto questo, lo accettiamo serenamente, non facciamo drammi, non eravamo fenomeni dopo Padova, non siamo diventati dei brocchi ora, noi siamo una squadra che può recitare, sa qual è il ruolo da recitare in questo campionato, ci lecchiamo le ferite e ci proiettiamo subito su Ascoli, perché eccolo qui, è un tiro di schioppo. Luca, e poi liberiamo il mister. Mister, buonasera. Allora, dopo una sconfitta che non ha 4-0 nettissimo, quindi... cosa dirà la sua squadra, la ripresa, anche perché martedì c'è, bisogna rigiocare di nuovo? Ma niente, questi sono incidenti di percorso, nell'arco di un campionato possono capitare, mi dispiace perché avevamo un seguito importantissimo oggi, ringrazio i tifosi per il numero, tra le altre cose oggi era anche una giornata particolare per Salerno, ma nonostante sono venuti a seguirci, ci dispiace, però noi rimaniamo sempre molto equilibrati, ci prepariamo già alla prossima, sappiamo che il campionato è lungo e difficile, ma abbiamo la forza di rialzarci.